Tognito, pallone lungo, è bravo a chiudere Xavier Zanetti, poteva essere insidiosa questa azione, il capitano nerazzurro si rifugia in calcio d'angolo. Rivediamo, occhio a questo calcio d'angolo già battuto, sì. Rui Jorge, palla dentro, Materazzi svetta sfruttando i suoi centimetri, pallone che danza, lo allontana Zanetti, va con Sesao, riesce a controllarlo, deve ripartire in velocità, viene però immediatamente chiuso con grande scelta di tempo da parte di Rui Bento. Devono stare attenti ai difensori interisti sui calci d'angolo perché loro fanno diverse situazioni. C'è una sostituzione. Primo cambio della partita per i padroni di casa dello Sporting. Fuori Tognito. Al suo posto un giovanissimo con il numero 28 e un cognome che ci riporta alle discussioni di questi giorni. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Soli 17 anni, ma di lui si parla un gran bene, Bruno, già utilizzato da Laszlo Boloni, che quindi adesso si affida all'esuberanza di questo ragazzo che appunto si chiama Ronaldo. Con quel cognome può essere altrimenti, insomma. Ma non è brasiliano, è portoghese. Primo avvicendamento dunque nelle file bianco-verdi. Lo chiameremo semplicemente Ronaldo. Sicuri di non creare confusione. Intanto il colpo di testa di Materazzi. Purtroppo. Sì. Ronaldo invece, ci dicono le ultime notizie, è partito per il Brasile per raggiungere quindi, con il permesso della società in anticipo, la nazionale brasiliana che giocherà contro il Paraguay. Callon. L'Inter ora con Morfeo, si ferma. Attaccato da Rui Bento, ancora Morfeo, gira con il sinistro, non trova la deviazione dell'avversario, la rimessa è per Thiago. È stato bravo Quiroga a raddoppiare su Morfeo, anche se Morfeo chiede... Intanto qui stiamo vedendo la prima giocata dell'imberbe, lo possiamo definire in questo modo, Cristiano Ronaldo. Beh, mi sembra che come bene, primo assaggio si è presentato bene, ha onorato il cognome che porta sulla camisetta. Almeno come personalità ha dimostrato di esserci. 17 anni. Ancora lo Sporting che guadagna una rimessa, è stato Quaresma anche lui molto lottato sul piano tecnico.